La crisi sta colpendo anche le tavole degli astigiani che stanno consumando sempre meno carne. Lo riferisce il direttore di Confagricoltura, che pone l'accento sul cambiamento delle abitudini alimentari. Si spende sempre meno per i generi alimentari e la carne è una delle voci di spesa ad essere tagliata. Gli allevatori inoltre lamentano una conseguente carenza di vendite per la macellazione. Dello stesso avviso anche macellatori e macellai che hanno visto ridursi il loro giro d'affari, nonostante i prezzi dei capi si mantengano pressoché invariati. Abbiamo cercato di capire cosa sta succedendo con il direttore di Confagricoltura di Asti, Francesco Giaquinta. Cosa si sta verificando? La cosa assurda è che il prezzo degli animali vivi alla stalla si sta mantenendo su livelli quantomeno soddisfacenti per gli allevatori, quindi il reddito ci sarebbe anche. Il problema è che non vengono ritirati dalla stalla. E quindi cosa sta succedendo? Di fatto questi animali crescono col costo che vuol dire mantenerli, col nostro benessere animale, che noi produciamo animali di altissima qualità, senza che questi vengano prelevati e destinati alla macellazione come deve essere. O questo, se avviene, avviene con ritardo, con aumento dei costi a carico delle aziende. Ma questo purtroppo è il chiaro segnale di come i consumi stiano cambiando in funzione della grande crisi. La carne è il primo prodotto da quando un paese, un sistema va in crisi, che viene lentamente, lentamente non abbandonato, ma ridotto nei consumi, perché anche tutto sommato la proteina più cara. I macellai stanno lavorando molto meno, i macelli di conseguenza e di conseguenza le aziende agricole. Cosa significa questo? Significa che l'agricoltura, come sempre, sostiene il mercato senza incremento di costi, fa la sua parte per il sistema economico-sociale del paese, forse dall'altra parte non abbiamo altrettanta risposta da parte di chi ci amministra e chi ci dovrebbe quantomeno governare. È un grido d'allarme forte che noi lanciamo, perché le nostre aziende potranno andare in crisi con il rischio di abbandonare l'allevamento, eccetera, e quindi verrebbe a mancare dal nostro mercato un settore fondamentale nell'alimentazione umana, che è quello della carne.